nana mamma, tienimi con te nel tuo letto grande, solo per un po'. Che ho scoperto, no? Che mi hanno dato dei fogli, che io non sapevo che il telegiornale si faceva coi fogli, pensavo che dovevi andare tutta a ruota libera, perché quando mi capita di vedere i telegiornali, quelli importanti, no? Ogni tanto sento qualche errore. A Roma si dice qualche cappella, no? Per dire, l'altra sera, quando sono stati nominati quelli dei Carciopoli, a un certo punto alla 7 c'è stato il direttore Mentana che ha letto tutti i nomi, dovevano essere 16 nomi, questo ne ha letti 15. Allora ho detto, forse non c'aveva il foglio davanti, è andato a memoria e uno gli è sfuggito. Poi va a vedere che quello che si è dimenticato era il testimone suo de nozze. Mo, qua il dubbio mi era venuto che non servivano i fogli. Ad esempio, quando leggi delle cose, quelli che si confondono Obama con Osama, che sbagliano la Libia col Marocco, e là tu ti rendi conto che dici, ma mi sa che questi i fogli non li utilizzano, ma questi manco studiano. Il problema, lo sapete qual è? Che oggi per fare giornalista bisogna strillare, ecco perché il TG stanco non va avanti, perché noi non strilliamo, ma noi non ce ne può fregare di meno di strillare. Qua il problema è che per condurre un TG devi essere o uno figo, o uno raccomandato, o una gnocca da paura. Ecco perché noi, Artigi Stanco, abbiamo deciso che dovete mandare i curricula e ci dovete dire che siete brutti, che vi piace magnà, che state fuori forma e che non vi va a fare niente. Così noi vi piamo per la conduzione, ve lo prometto, mandateci i curricula e almeno un TG ve lo famo condurre. Noi, è la promessa mia. Abbassate le luci, che non mi devo ricordare tutto quello che ho detto, mi metto a dormire e aspetto i curricula, i quelli là, quelli vostri. Le luci? Mamma, tienimi con te nel tuo letto grande.